Radioattività Sport Live. Tardo, la Triestina prova a rinvigorire la manovra e ad accelerare i ritmi, l'appoggio a sinistra per Frangu, stentardo ancora, poi Bussi chiama il pallone zetto, Bussi dentro bene per Gode, all'interno dell'area di rigore, cerca lo spazio per la conclusione, va a sinistra, il cross, il secondo palo, stesso lo salvo di tre rete! Sessolo, il vantaggio della Triestina al 14° minuto di gioco del primo tempo. Perfetto e intelligente Godeas nel servire con un assist al bacio, un incomprensibilmente smarcato Sessolo, la chiusura di Prassetto non c'è stata e Sessolo con il quinto gol stagionale porta in vantaggio la Triestina al quarto d'ora di gioco. Radioattività Sport Live. Ancora Triestina recupera però Zetto dai 20 metri, conclusione, attenzione, gol di Zetto, che pallone, bellissimo gol di Zetto. Conclusione dai 25 metri sotto l'incrocio dei pali, imparabile per Bau che sicuramente si è lasciato trovare sorpreso dalla botta di Zetto, però andarla a prendere lì diventa veramente dura. 18° di gioco, Triestina 2, Montebelluna 0. Radioattività Sport Live. Il calcio di punizione per la Triestina. Frangu per Stentardo, provano la triangolazione, i due, prevedibile il lancio di Stentardo che viene anticipato, scivola Zetto ma nel farlo recupera anche la sfera. Buono il colpo di tacco smarcante di Frangu per Zetto, il cross per Sessolo, colpisce Godeas da solo davanti al portiere, terza rete della Triestina, gol di Godeas, Sessolo calcia verso la porta involontariamente e chi c'è sul pallone, guarda caso Denis Godeas che al 33° minuto di gioco riporta la Triestina sopra di due gol, 3-1 per la formazione alla bardata. Radioattività Sport Live. Ma ancora la Triestina con Ferrara, lo scatto di Ferrara che serve Godeas in qualche modo, lato corto dell'area di rigore, in mezzo per Sessolo, il piattone, il miracolo di Bau che nega il gol del 4-1 a Triestina che insiste ancora, il cross di Bussi, Sessolo di testa, rete! E finalmente arriva la quarta rete della Triestina con Sessolo al 10° della ripresa, Triestina 4, Montebelluna 1, entra in campo il tecnico Fabio Rossitto. Radioattività Sport Live. E adesso magari aspettiamo questo, finalmente questo gol di Bussi che se lo meriterebbe anche. E ci prova proprio Bussi, entra nel rigore, la conclusione, eccolo, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, 5-1 Bussi, 14° della ripresa. Bellissimo lo spunto di Bussi che è entrato in area di rigore sul lato corto e quasi dalla linea di fondo ha girato con il piattone destro sul secondo palo. Mettiamo una P di profeta sulla fronte a Roberto Urizio. Radioattività Sport Live. La Triestina cercava anche in qualche modo di battere o di eguagliare qualche record a livello di marcature, di raggiungere anche qualche dato statistico più interessante, di fatto 6 gol alla Bardati al Rocco in campionato non si vedono da una partita con il Carpi, quindi un 6-0 nell'anno con Maurizio Costantini peraltro in panchina, era il campionato di C2 99. Ci prova ancora Godeas che si invola verso la porta avversaria, tocca per Sessolo, attenzione, il piattone, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, 6-2 della Triestina con Sessolo, la tripletta personale di Massimiliano Sessolo e Godeas si riscatta in qualche modo dopo l'errore sul calcio di rigore con questo assist, il terzo assist di giornata per Godeas. E dopo quel Triestina-Carpi del 99, la Triestina torna a fare 6 gol al Rocco. Radioattività Sport Live. Hanno urlato, vi vogliamo così, i tifosi della Curva Furlan, che ripetiamo, avevano chiesto esplicitamente una vittoria alla formazione della Bardata per ricordare e commemorare il 30° anniversario della scomparsa di Stefano Furlan. Radioattività Sport Live. Stiamo per raggiungere il 48° minuto di gioco, guarda il cronometro, il direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi, esulta il pubblico del Rocco, la Triestina torna alla vittoria battendo per 6-2 il Montebelluna. Radioattività Sport Live.